Ci sarebbe tanto veramente da par per parlare della scuola del nostro territorio, perché io sono di questo territorio, sono nato a Possidente, ho studiato sempre fuori e poi sono ritornato per dare il mio contributo a che questo territorio cresca sempre di più come è cresciuto negli ultimi anni. Quindi veramente ci sarebbe tanto, tantissimo da dire, ma non bisogna annoiare perché noi sappiamo, siamo adulti, che l'attenzione dopo circa un quarto d'ora cala. Però permettetemi prima di ringraziare Vito Savia che ha voluto la mia presenza come responsabile della biblioteca di Vigliano, come prologo anche, e io volentieri ho accettato perché stare in mezzo ai ragazzi è stato il mio lavoro, che ho fatto come meglio ho potuto, con passione, con rigore, per il bene dei ragazzi che ci venivano affidando di anno in anno, e penso che questo territorio è cresciuto molto grazie anche al lavoro che la scuola ha saputo fare. Permettetemi anche di fare pubblicamente un apprezzamento ed un ringraziamento alla collega Amelia Maio, che regge questo nostro istituto che è diventato grande, che raccoglie le frazioni del comune di Avigliane e Figliane, e lo fa con grande dedizione, grande passione e con competenza. E se gli facciamo un applauso, come ringraziamo, facciamo. Io devo, insomma, parlare a braccio, non annoiarmi e dirvi le cose che sento di dire, che una cosa non è semplice. Anche perché, oltre a questo lavoro, ho trattato il problema presso l'U3 di Avigliano e quindi lì ho arricchito ancora di più le notizie. Mi voglio anche scusare perché era mia intenzione scrivere della scuola delle nazioni di Avigliano e Figliano, ma non sono riuscito a farlo per mancanza di tempo. Però siccome poi ho visitato anche gli archivi di Avigliano Centro, e se la collega Mai mi dà il permesso di tornare qui a Figliano, perché qui poi ho visto alcune cose che riguardavano le frazioni di Avigliano che erano sotto la direzione didattica di Figliano, parlo di Montemarcone, parlo di Pian del Conte, probabilmente potremmo fare un lavoro di sintesi, la scuola e il territorio di Avigliano Figliano, mettendo un po', rimarcando quali sono le differenze, ma poi ne possiamo parlare. Ma è come se ci fosse Figliano, perché non c'era nessuna differenza tra le frazioni di Avigliano e Figliano, almeno fino a quando il comune di Avigliano è diventato autonomo nel 1952. Tenete presente anche che fino al 1957-58 c'era un'unica direzione didattica che comprendeva Avigliano, Figliano, tutte le frazioni di Avigliano, naturalmente. E sapete quando è stato messo nel 57-58? Ma sapete dove è stato messo questa direzione didattica? A Cano del Conte. Perché era una direzione didattica rurale. Poi si fu trasferita a Sarnelli, poi a Possidente, poi abbiamo avuto la trasformazione della scuola, istituti comprensive. Adesso siamo ritornati a questa riunificazione del territorio, che è un territorio unico dal punto di vista culturale, perché se non lo sapete, ve lo dico, se lo sapete ve lo ripeto, noi siamo un territorio unitario per cultura, noi siamo di cultura avigliatese. I nostri antenati sono cominciati a venire qui dopo il 1530, quando questo feudo fu donato da Carlo V, re spagnolo, ai Doria di Genova, perché i Doria avevano aiutato Carlo V a sconfiggere i francesi. E come regalo? Ti regalo un feudo. L'emblema del feudo era il castello di Lagopesa, ma prima nel castello di Lagopesa c'erano stati i tedeschi, gli Svevi, poi i francesi, gli Angioini, che addirittura avevano messo alla corte estiva, la legge imperiale estiva,
prima di trasferirla a Castellammare. Quindi il castello rappresentava il fermo di Villa Compeso e i nostri antenati, compreso mio nonno, lavoravano duramente per sopravvivere a quello che erano le angherie, soprattutto degli amministratori. Noi venivamo identificati anche dagli amici di Rio Negro, il professor Pallotta è qui, ma anche dai potentini, i gusci di Avigliano. Lo sapete, vi chiamavano così? Sì o no? I gusci, i cafoni, i capannari di Avigliano. Quelli che Giustino Fortunato dice scendevano dal monte alla valle con i loro caratteristici vestiti, con i cappelli, analfabeti. Era una vita simile alle bestie, avevano, si erano allocati dove potevano, colonizzando questo territorio in 200 anni, facendo anche delle liti con il principe Doria. Poi per fortuna i francesi, con abolire la legge sulla feudalità nel 1806, quindi i nostri contadini divennero proprietari di questo territorio, di questi terreni. Questa è la nostra storia, da qui siamo partiti e siamo diventati una bellissima realtà. Però oggi c'è un pericolo, io faccio i complimenti al professor Di Pietro, a tutti voi ragazzi, per l'approccio scientifico dato al tema, che naturalmente andrebbe ancora approfondito, perché abbiamo necessità di recuperare la memoria storica. Se ognuno di noi non recupera e non la fa propria le proprie origini, per essere poi moderno nel pensiero, italiani ma europei, non va da nessuna parte, non va da nessuna parte. Noi dobbiamo tenere dentro di noi questa quasi gelosia di appartenere al mondo contadino, perché il nostro mondo è di origine contadina, dove abbiamo imparato tante cose. Forse senza andare a scuola, perché quello che ci hanno tramandato i nostri antenati sono sostanzialmente tre cose. La prima, l'avevo messa nel primo piano dell'offerta formativa, l'onestà. Essere onesti. I contratti si facevano con una stretta di mano. Guai a chi non manteneva la parola. Indipendentemente se stava a Stirpito, a Filiano Centro, a Dragonetti, a Fussoidente, a Cacabotte, Badia Sant'Angelo, che è detto Cacabotte, era questo senso dell'onestà. Grandi lavoratori, i nostri antenati, dall'alba al tramonto, chini sui campi per dissodare questo grandissimo territorio di cui il cuore, la parte migliore, era ed è la parte. E la valle di Vitalba. Altri coloni poi sono venduti, i corpi sono venuti qua da fuori, i corpi, i vaccari, eccetera, eccetera, che avevano capito la grande importanza, la bellezza di questo territorio. Abbiamo detto l'onestà, essere lavoratori, guadagnarsi la vita col proprio sudore, e il senso dell'ospitalità, dell'accoglienza. Per cui a casa mia, come in tutte le case, quando veniva, pur essendo una famiglia di origine contadina povera, quando veniva una persona, un'amica, una persona, un ospite a casa, subito bisognava mettere qualche cosa a tavola da mangiare. È vero, Vito? Subito, figlio, metto qualcosa, quello che c'era. E questi sono valori che noi dobbiamo preservare, perché l'ho ascoltato negli interventi di prima, sul quale dobbiamo innestare il nuovo. E qui viene il difficile, perché io ho trovato una pubblicazione di non molto tempo fa che dice come è difficile imparare ai tempi facili di internet. Chi non ha il cellulare, alzi la mano. E c'è uno che non ce l'ha. Io ti Ma non ce l'hai proprio? Diciamo. Io penso che tu ne sarai. Sapete che dice questa pubblicazione? L'ho naturalmente riassunta qui.
Vi sono oggi correttori automatici sui telefonini che minacciano le competenze linguistiche. Versioni di latino già tradotte online. Calcolatrice ultra performanti che scuotono le fondamenta matematiche dei ragazzi. Noi facciamo le operazioni, dovevo fare la prova del 9. Se sbagliavi erano quei due, sbagliavi i risultati e fiorivano i 3, i 4. Assoluta dipendenza dai motori di ricerca, dove si schizza da un sito all'altro in maniera superficiale. I vecchi metodi di studio per approfondire strutture e assimilare le informazioni vengono sempre più ignorati. E questo è nuovo. La tecnologia aiuta, l'ho ascoltato, ma anche può farci disperdere. Allora si tratta di capire bene come utilizzarla per essere aiutati. Questo è il compito. Questa meritoria iniziativa è inserita nel maggio di Rito, vero Rito? Tutti i comuni che hanno potuto, hanno voluto, le associazioni hanno fatto iniziative in merito e questo giustamente rientra in quel canovaccio voluto dal Ministero per poter incentivare la lettura, perché la lettura, quella buona, aiuta a farci crescere molto. Ed io ricordo quando ho letto lo sfogo di un docente alcuni anni fa di scuola media superiore che scriveva in un giornale e diceva: direttore, io sono sconsolato, non so più che devo fare. Sono 20 anni che do la parte migliore di me stesso alla scuola, ma questi giovani non li capisco più. A scuola non ci vogliono venire. Quando entrano non si vogliono impegnare. Vogliono andare sempre al bagno. Io sono proprio distrutto, sono sfiduciato. Che devo fare? Il giornalista famoso mi risponde: al professore, che ti voglio dire? Io non ho delle ricette. Se ti può consolare, non è solo un problema italiano, è un problema dei paesi più sviluppati, è un problema europeo, perché l'Europa, non dimentichiamo, è un paese molto ricco, un continente molto ricco rispetto agli altri paesi del mondo. Se vi raccontassi cosa ho visto, ho osservato, sono tornato pochi giorni fa dal Perù, dove ho visto ancora una realtà ma molto, molto diversa dalla nostra, e noi ci dobbiamo sentire fortunati di essere europei, di essere italiani, con tutte le nostre difficoltà. Dove ho visto a Lima, ma anche a Cusco, l'antica capitale del Perù, la sera vedevo i ragazzi che uscivano dalla scuola verso le 7:30, le 8. Ho chiesto alla guida: perché qui c'è il doppio turno? La mattina va una parte e il pomeriggio va un'altra parte, perché non ci sono le aule. Ho visto alcuni bambini disperduti in questi paesini sulle Ande, a 4.000 metri, 1.800 chilometri e chilometri a piedi per andare a scuola, quello che facevano i nostri antenati. Quindi noi ci dobbiamo sentire fortunati di vivere in un continente, in un contesto occidentale, dove c'è benessere, c'è la salvaguardia dei diritti. Dobbiamo migliorare, ma dobbiamo sapere che nel mondo non è così. Questo giornalista diceva sempre a questo giovane docente: non c'è la ricetta, non disperare, però, perché la mia vita da studente mediocre è cambiata da così a così da quando ho trovato un docente che mi ha fatto amare la lettura. Perché leggere significa non solo acquisire nozioni, conoscenze, ma significa trasformarsi. Il problema qual è? Che il ragazzo oggi è abituato a vivere una vita comoda. Abbiamo belle case, poi vi lo vorrò leggere, la conclusione della mia premessa alla ricerca che ho fatto. Non lo fa come dovrebbe farlo, con tutta la propria volontà, con tutto il piacere, perché è fatica.
perché studiare è fatica. Ma io lo dicevo a scuola, forse il professor Vallotta si ricorderà, avevamo inventato quando era in servizio uno slogan, che era ed è questo: imparare è bello. Perché se andavo io nella prima elementare, nella seconda elementare, ma anche una prima media, nell'ultimo periodo, gli ultimi 10 anni in cui avevo l'istituto comprensivo, se io dicevo imparare, loro, i ragazzi subito rispondevano, è bello. Perché facevo e faccio questo esempio a voi? Andare in bicicletta costa fatica? Sì o no? Se è salito soprattutto, vero? Se uno deve salire sul Monte Carmine, costa fatica? Sì? Si suda? Sì? Dite che è un lavoro? È un lavoro? Andare in bicicletta? È un piacere o no? Tutte le attività che si fanno con piacere fanno scomparire quello che è la fatica. Siccome l'attività di imparare è un'attività che ci è stata fornita, a noi che siamo esseri forniti di intelligenza superiore, se la utilizziamo troviamo piacere, più piacere troviamo e più viene il desiderio di approfondire. Siccome voi siete più fortunati di quelli della mia generazione, ma ancora più fortunati di quelli che erano prima, dei nostri antenati, non dovete dimenticare che la scuola media unica è dal 1962-63, prima non ci si poteva andare a scuola tutti quanti, non c'era, c'era la gabbia professionale per i figli della povera gente che insomma imparava qualche cosa. Lo Stato, dopo 15 anni della Repubblica, fece finalmente la legge di istituire la scuola media unica obbligatorio per almeno 8 anni e quindi si ebbe la scuola media unica. E qui a Figliano fu subito messa la scuola media unica. Venivano anche dalla Copeso. Io ho iniziato la mia attività di docente nel lontanissimo 1969-70 a Figliano, con metà cattedra qui e metà a Riva Candida. E da qui è iniziata questa bella avventura, questa possibilità a tutti di andare a scuola, figli di ricchi e figli di poveri, figli di professionisti e figli di contadini. È stata utilizzata appieno questa possibilità? Io penso di no, soprattutto oggi che leggiamo che la scuola, come tutta la società, presente di molte difficoltà e quindi non dovete sciupare questa opportunità di rendervi liberi, diceva la Presidente, rendervi liberi attraverso la cultura. Solo la cultura dà la libertà che ognuno di noi ha diritto ad avere, e però per fare questo bisogna studiare con piacere, perché imparare è bello. Voglio terminare perché sennò mi annoio e sto sforando i miei 15 minuti, è vero? Io ho scritto nella premessa, oggi per fortuna non è più così, perché prima dico come erano le nostre campagne, le nostre fazioni. La realtà italiana e quella del popolo avigliarese, filiarese, è cambiata. Il progresso e il benessere hanno consentito il fiorire di una positiva realtà territoriale che ha visto gradualmente ma costantemente sostituire alle antiche capanne nostre, dove non c'erano i servizi igienici a casa, dove spesso il maiale era sotto il letto, comprese le galline, splendide case e ville con ancora enormi potenzialità di sviluppo. La nuova realtà italiana e del nostro territorio nasconde però un insidioso pericolo rappresentato dallo spirito di appagamento e di assuefazione che pur far credere che quando è stato conquistato da chi ci ha preceduto
non si può più perdere, che tutto è destinato a provvedere quasi automaticamente. È un diritto, secondo voi, avere il cellulare di ultima generazione in tasca. Ma vi posso garantire che alla mia età facevo la scuola media col pennino, con la maglia, e mi imbrattavo le mani e tornavo a casa di mia nonna che mi sgridava tutto macchiato di blu o di nero. Sappiamo invece che così non è, in quanto il tutto è stato conquistato al prezzo di un costante impegno ed enormi sacrifici. Per i giovani oggi spesso non è così. Abbiamo pertanto l'urgenza esigente di rafforzare e valorizzare ad ogni livello la cultura dell'impegno e del merito. Se uno si impegna e poi consegue risultati, deve essere valorizzato. Per poter continuare a percorrere la strada del progresso e del benessere. Insomma, ancora una volta la scuola è chiamata ad una vitale e necessaria funzione di civiltà e di progresso. Questo è, insomma, io volevo comunicarvi. E un altro elemento vi voglio porre alla vostra attenzione, che questo territorio si è trasformato rapidamente a partire da un'età precisa. Volete sapere qual è questa età? Pure tu che sei un po' distratto? Non lo vuoi sapere? E non lo vuoi sapere? Sapete qual è la data? 21 settembre 1897. Vediamo chi è proprio bravo, chi sa che cosa è accaduto il 21 settembre 1897, più di un secolo fa. Dice Giustino Fortunato, grande meridionalista di Rio Negro, deputato allora, ha avuto il merito di far costruire la ferrovia che da Rocchetta a Sant'Antonio, perché era arrivato fino a Foggia, Rocchetta andava Benevento, fino a Potenza. Scrive nel suo bel testo Il castello di Lagopesole il 21 settembre 1897, per la prima volta il treno ansimante e sbuffando saliva d'Ermo Colle di Lagopesa. La carrozza senza cavallo la chiamavano i nostri donne di allora, ha fatto in modo che queste contrade, questo bel territorio, vivesse questo progresso, perché avere la ferrovia più di un secolo fa era è come, insomma, adesso avere l'aeroporto che sta sotto casa, perché non c'erano strade, non c'erano automobili, non c'erano, e quindi ci ha dato questa possibilità di svilupparsi enormemente. E chiudo veramente, perché non vi voglio annoiare più, portandovi una rarità. Sono a Figliano, sono riuscito a trovare quello che scriveva nel 1909 Tommaso Claps, è stato un magistrato viglianese che ha fatto questo bel volume a piede del Carmine, Bozzette, novelle basilicatesi, che appena avete la possibilità vedete di trovarvelo e leggetelo, perché insomma c'è veramente da capire bene cosa era allora, alla fine dell'Ottocento, il nostro territorio. In una sua nota, perché poi in questa pubblicazione, perché la prima pubblicazione non si trova più, per fortuna è stato fatto ad Avigliano una ventina di anni fa questa ristampa, e qui ha raggiunto un'altra novella, Il ratto delle maestre, della maestra, che praticamente la maestra doveva andare a Monte Marcone, è andata, l'hanno rapita, insomma. Lui ha messo una nota che a me piace molto. Vi leggo solo una parte, se poi la vuole sentire tutto ve la leggo tutta. Vi leggo solo un pezzettino per non annoiarvi. Ah, tutta, perché volete che arriva l'una e mezza? Beh, allora leggiamolo tutto, sei mezza paginetta. Mettenela la terra, dice Tommaso Claps. Così i contadini di Avigliano chiamano, non sento un certo tono di fierezza e di orgoglio nella voce, il loro comune di origine. Abbiamo detto che è Avigliano, no? La terra. Dove vai? Alla terra, al paese.
dove ciascuna famiglia da sola, più spesso con altre porzionale, ha propria casa. Tutte avevamo una casa da via. Pur residente abitualmente nei numerosi villaggi, casali, gruppi di capanne e masserie sparsi non solo nel breve territorio di Avigliano, ma in quello dei comuni di Potenza, Ferragallo, Forenza, Ripacante, Trionere, Bella, San Ferre e Ruote, il cui epicentro autoctono è costituita dai casali della valle di Vitale. Qui era il centro, il cuore, a partire dal 1530 in poi. Di qui, in ogni triste o lieta occasione, occorrono, come al rifugio della cara terra natia, dal cui municipio continuano a prendere come un diritto che la legge è impotente ad infrenare, non dico di sopprimere, ogni minimo servizio dello Stato civile. Il Comune, sia ciò detto a titolo di lode sincere nelle diverse amministrazioni che sono succedute, pur essendo tra i più poveri della provincia, parla di Avigliano, senza boschi né altri demani, tutto circondato e stretto come è dalla fonte del principe Doria, del principe di Ruote, del duca di Casalaspro, Pietragalla e del marchese di Potenza, il Comune ha sempre risposto con paterno affetto al devoto attaccamento dei più lontani. In questi ultimi anni, specialmente giovandosi della benefica legge del 1904, ci fu una legge importante nel 1904, fu data la scuola in quasi tutti i comuni. Perché? Perché due anni prima era venuto un ministro che si chiamava Zanardelli, che era stato 15 giorni a girare dalla Basilicata, venne anche a Rionero, ospite di Fortunato. Lo portavano da paese in paese, su un carro trainato da buoi, e per andare verso Mondo Albano gli hanno dovuto dare il chirio per paura che prendesse la malaria. Prese l'impegno questo ministro Zanardelli, ricordate, Zanardelli, agli esami potete fare bella figura, Zanardelli 1902, prese l'impegno di fare una legge per la Basilicata, che fece poi 1904 la scuola. E sapete che dice Tommaso Clamps? Vedete che dice qui. Dunque, questa legge del ministro Orlandi proverebbe la vice meridionale, istituite scuole regolari, e qualcuno è necessariamente regolare, in ben 14 delle 20 e più frazioni dei villaggi e casali abitati da contadina viglianese, e fino anche quelle esistenti in altro territorio fuori comune. E a proposito di Vigliano, poi, attualmente i villaggi forniti di scuole sono due punti: Vigliano, che si avvia a diventare paese, questo lo aveva scritto nel 1909, e che perciò ne ha due, una maschile e una femminile. La Gopesole, pure con due, Possidente, Sant'Angelo, Cacabotta, Montemarcone, Tagliuzzi, Miracolo, Scalera, Paola Doce, Stirpito, San Cataldo, Inforce e Sardelli. Sono in corso le pratiche per altre numerose scuole. La scuola qui praticamente è iniziata, la scuola dopo la legge Rulani del 1904. E quindi piano piano ha dato era fino alla quarta elementare, non mica fino alla quinta. La signora Ippolita ha fatto la quinta, ma è stata già fortunata perché è giovane. Ma chi voleva andare alla scuola non c'è la possibilità, non c'è la possibilità. Io veramente la finisco e vi auguro, a voi di terza, di fare degli esami soddisfacenti per voi e un futuro alle scuole superiore lusinghiera, sapendo che avete la possibilità di andare all'università. Il percorso che state facendo è stato un merito vostro, ma anche della Repubblica che ci ha dato questa possibilità. Noi oggi possiamo recuperare la nostra identità per innestare su quello che è stato il nostro passato, il nuovo. Auguri per il vostro futuro e buone vacanze a quelli anche di prima e di secondo che fra pochi giorni devono terminare la scuola. Grazie ancora.